La notte scorsa malintenzionati hanno tentato di introdursi al bar da Blondi nella piazzetta del quartiere di Fano 2, ma il provvidenziale intervento dei vicini, svegliati dal fragore della vetrata in frantumi, ha forse evitato il peggio. Il bar è gestito da febbraio di quest'anno dal giovanissimo Sgaggi Nicola, che stamattina all'apertura del bar, poco prima delle 7, ha notato il tentativo di effrazione dal retro del locale ed ha avvertito le forze dell'ordine. Niente, avevano puntato le macchinette, ma non sono riusciti ad entrare, perché comunque i vicini verso più o meno le 3 di notte hanno riuscito a sentire qualche rumore e sono riusciti a scappare. Senti, questo non ti scoraggia? Sei da poco qui nel quartiere, cioè, tanta voglia di lavorare, di far bene, questo è un piccolo incidente. Piccolo ostacolo di percorso che comunque dai, riusciamo a superarlo e andare avanti. Dai resti raccolti dal titolare sembrerebbe che i malintenzionati abbiano usato una grossa pietra per sfondare la vetrata ed introdursi nel locale. Quale che fosse l'obiettivo dei ladri non lo si può sapere, dai cassetti delle slot machine al fondo cassa, se non anche ai gratta e vinci. Comunque sia, a pochi mesi dell'apertura, per poco tanto che sia, rimane l'amaro in bocca ed i danni materiali alle strutture di alcune centinaia di euro. Ora sull'accaduto indagano i carabinieri di Fano.